A dir cosa? Cioè, se la domanda è cosa hanno fatto i servizi segreti italiani, che è una domanda assolutamente legittima rispetto all'attività soprattutto del Comitato per i Servizi Segreti, per cui il COPASI, rispetto a questa vicenda o alla tutela rispetto alle interferenze internazionali all'interno del nostro Paese. Il COPASI è assolutamente legittimato a sentire il Presidente del Consiglio, che ha la delega ai servizi segreti, e a capire com'è lo stato dell'arte rispetto a questa situazione. Ma Salvini di cosa dovrebbe rispondere in Parlamento? Per esempio del Del fatto che fatto. continua ad Scusa, accreditare persone. non No, ti ho scusa, interrotto, hai io ragione, sono scusa. abituato così. Del fatto che c'è una persona che fa un incontro in un albergo russo. Non so con chi, personalmente a me la questione non è che mi appassioni più di tanto, mi lanta di conoscere, di essere uno dei riferimenti della Lega, cosa che di tutta evidenza mi sembra non sia, perlomeno per quanto ci riguarda, poi sarà il giudizio di tutti a verificare questa cosa. Parla di ENI, di intromissioni dal punto di vista della politica europea, eccetera, eccetera. Cioè, ma voi realmente pensate che i russi pensano che quello possa essere un interlocutore credibile? Però Cioè, ha preparato le scusa, visite di Salvini e di altri esponenti della Lega, era accreditato è il presidente di un'associazione, mi di risulta, no? Di un'associazione un'associazione del che si corpo. chiama Lombardia Russia. Esatto. Detto questo, ma noi paragoniamo il caso di uno che va là, millanta specifici rapporti con specifici obiettivi, su quanti possono domani dire, non lo so, quando Calenda era ministro dello sviluppo economico, io parlo in nome per conto del ministro dello sviluppo economico perché lo conosco. Però Sarà capitato anche a Calenda in casi ovviamente diversi. Come può capitare nel mio piccolo a me di paventare una conoscenza o che qualcuno paventi la conoscenza scusi, no, mia mi perché dici, sono scusi, nel no, un mondo momento, dei però negozi. I su tempi non tornano, cioè se Savoini è un millantatore, questo problema Salvini se lo pone a febbraio 2019 quando l'Espresso scrive: se Savoini è un personaggio pericoloso a tenere alla larga che millanta rapporti, non viene invitato, Villa Madama. sponsorizzato alla cena con Putin per conto della Lega, su input di Claudio D'Amico, cioè un altro di quel giretto lì dei filorussi E che ha un che rapporto manda la istituzionale mail e che è un certificato consulente di con il. Salvini. Quindi la Certo. vostra linea andava bene a febbraio, ma non va Ok, bene allora. a luglio. Ok, e detto che è stato un errore invitare Savoini a quella cena, ok? E che questa mail pare, tutto pare, io non lo so questo, è No, l'ha detto partita. il Presidente del Consiglio che è stato Claudio D'Amico. Anche l'autrice della mail E che intervistata dalla questa stampa mail oggi, è dal partita Corriere. dal consigliere D'Amico. Da qua a dire che c'è un rapporto specifico, un'interlocuzione specifica, una tangente, come ho sentito dire, 65 milioni di euro, il coinvolgimento dell'ENI, cioè, va bene la strumentalizzazione, ma ci rendiamo Però conto? coinvolgimento Allora, dell'ENI, noi cioè possiamo. c'è un dirigente dell'ENI che su indicazione della Lega, nella persona di Claudio D'Amico, viene messo alla guida del foro di dialogo italo-russo e c'è un altro soggetto vicino alla Lega che dice che si stanno discutendo tangenti che passano per l'ENI. Questi sono i fatti che noi abbiamo, poi voi ne saprete più No, di noi, questi non però. sono i fatti che noi abbiamo, queste sono le supposizioni che possono trasformarsi in fatti come non possono trasformarsi in fatti. Ma Salvini di cosa deve Di rispondere? tutte queste Di un cose. colloquio al No, quale deve lui non rispondere di un. c'era, dove non so se Scusi, viene no. citato o meno. Cioè noi Posso vi dire una rendete cosa? conto che noi Sì, e poi. confrontiamo, mi permetto di dire una cosa a Calenda. È possibile realmente che qualcuno, come ha fatto Calenda adesso, possa mettere a confronto questa situazione di cui può esserci qualcosa, dubito francamente, come può esserci non assolutamente niente, come man mano va via via dimostrandosi. Questo è il mio pensiero, ma poi non sono io a dover giudicare questo. Metterla a confronto con uno che faceva il ministro, che poi ha fatto il parlamentare, che trattava i posizionamenti dei giudici sul Sì, territorio, o secondo me metterla a sì. Beh, confronto di un presidente dell'Umbria che ha avuto casi specifici di sì. malaffare e tangenti Però all'interno della propria un regione momento, con sì. fatto della sanità. Abbiate pazienza, cioè Beh, va cioè, bene però tutto, c'è un abbiate tema pazienza. politico che non.